benvenuti in questo nuovo video. Per oggi andremo a vedere come personalizzare dei bicchieri già usati. Sapete, questi bicchieri di carta che si possono trovare anche al McDonald's e questi col coperchio? Sì, proprio quelli. Vedremo come dargli una nuova vita per renderli super pucciosi da mettere nelle nostre camerette. Andiamo a vedere subito cosa ci occorre per realizzare questa bellissima creatività. Ci occorrono davvero pochissimi elementi ed infatti ci servirà ovviamente un bicchiere. Io ce l'ho trasparente, ma se fosse stato colorato sarebbe stato perfetto. Questo è di plastica, ma vanno bene, come dicevo, anche quelli del McDonald's che sono di carta. Quindi un bicchiere con un tappino, se ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo non fa niente. Poi ci serviranno dei pezzetti di gomma piuma o pannolenci, o se non ce l'avete va benissimo il cartoncino. Ovviamente ci servirà una colla. Io ho la colla a caldo, che è ottima per tutte le situazioni. Lo so, è un po' seccante perché non tutti abbiamo la colla a caldo, ma vi prometto che se l'acquistate costa 3 euro dai cinesini. Dopodiché ci faremo di tutto, quindi compriamola solo una volta e davvero la useremo e strauseremo la nostra pistolina. Ma se non avete la colla a caldo va benissimo una colla normalissima come questa stick. A maggior ragione se avete il cartoncino è meglio questa. Poi ci serviranno delle forbici, una matita. Ok, questo era tutto l'occorrente basilare che ci occorre per decorare i nostri bicchieri. Ma nel caso in cui volessimo farli più decorati, potremmo prendere appunto un nastrino, oppure anche dei colori se vogliamo colorare tutto il bicchiere, o dei fogli di cartoncino se vogliamo rivestirlo. Ovviamente ognuno di noi può realizzare ciò che preferisce. Io andrò a realizzare un bicchiere degli orsetti, proprio perché voglio il mio bicchiere personalizzato a prova di orsetta. Detto questo, passiamo subito a vedere come decorare questi bicchieri e renderli qualcosa di diverso. Andiamo subito al bancone. Mettiamo una tovaglietta sul nostro tavolo in modo tale che non si sporcherà. Andiamo a prendere il bicchiere, che è questo qui. Per comodità andrò a togliere la cannuccia e cerchiamo di capire dove vogliamo piazzare il tutto. Io per esempio credo che farò gli occhietti a quest'altezza e qui metterò le orecchiette da orsetta. Adesso che ho un'idea, vado a prendere i cartoncini o i pezzi di gomma piuma e andrò a disegnare la sagoma delle orecchie. Qui in realtà non si può disegnare più di tanto perché è pannolenci e non si vedrebbe niente, ma possiamo provarci comunque. Si vede giusto un pochino. Ho fatto un semicerchio. Piegherò il pezzetto di pannolenci in modo tale che andrò a realizzare due orecchiette perfettamente uguali. A questo punto prendo il paio di forbici, vado a ritagliare la mia orecchietta. Ed ecco fatto, abbiamo due perfette orecchiette da orsetta. Ma andiamo a fare l'interno delle orecchiette, quindi faremo la stessa forma delle orecchie però un po' più piccolina. Pieghiamo anche qui a metà il nostro cartoncino o gomma piuma o pannolenci, quello che abbiamo, e l'andiamo a ritagliare. Ed ecco che avremo l'interno delle nostre orecchiette. Le nostre orecchiette sono pressoché fatte, le dovremmo soltanto incollare fra di loro e incollare sopra il nostro tappuccio. Quindi prendo il bicchiere, vado a togliere il tappino al nostro bicchiere in modo tale che mi verrà più comodo lavorare. Come vedete qui le nostre orecchiette sono troppo dritte, per cui non si andranno ad adagiare bene al tappuccio, per cui quello che faremo sarà di ritagliare una mezzaluna qui in modo tale che andrà perfettamente ad adagiarsi sul nostro bicchiere. Ma prima andiamo ad incollare le orecchiette. Andiamo a posizionare, pressiamo per bene. Facciamo la stessa cosa con l'altro. Ed ecco fatto, qui abbiamo le nostre orecchiette. Adesso andiamo a ritagliare, per come vi dicevo, a forma di luna. Perfetto. Adesso andremo ad incollare le nostre orecchiette sul tappino. Per fare questo prendiamo la colla a caldo e la mettiamo lungo tutte le nostre orecchiette. Ecco qui una, e posizioniamo anche l'altra.
cerchiamo di metterle alla stessa altezza. Ed ecco che avremo il nostro tappino super pucciosello. Adesso lasciamo questo da parte e occupiamoci del nostro bicchiere. Possiamo andarlo a colorare se vogliamo, ma io lo lascerò così trasparente, in modo tale che potrò riempirlo e colorare il mio orsacchiotto ogni volta di un colore diverso, perché ci sarà dentro magari del tè o della Coca-Cola o qualsiasi altro colore. Prendo il pennarello indelebile e vado a disegnare due occhioni. Io ora non so bene dove disegnarli perché qui c'è una striscia con le bande che non mi piace molto, quindi dovrò farlo o sopra o giù. Ho rimesso il tappino per vedere dove andare a disegnare gli occhi del mio orsetto. Credo che li farò qui e vado a fare due palline belle grandi. Perfetto, e adesso andremo a disegnare il nasino e il musetto. Per fare questo prendo sempre il mio pennarello e vado a fare il nasino, così, piccolino. E poi vado a fare il musetto. Ed ecco qui. Vado a ripassare tutto sempre con lo smalto. Vado anche ad aggiungere un po' di rossore. Quindi prendo uno smalto di questo colore, un rosella, e lo vado a posizionare sulle guance del nostro orsacchiotto, più o meno qui. Farò la stessa cosa dall'altro lato. Così. Adesso dovremmo andare a disegnare le pupille del nostro orsacchiotto, che avevo tenuto per ultimo per far asciugare il tutto. Andiamo a prendere un correttore di questi a stick, o altrimenti se avete quello col pennello fate attenzione perché sarà un po' più complicato. Ed ecco qui, facciamo una pallina un po' più piccola più o meno qui. Facciamo la stessa cosa con l'altro occhio. Ed ecco fatto! Il nostro bicchiere in tema orsetto è pronto. Ma per un vero tocco di classe andrò ad aggiungere un rivestimento, così che la nostra orsettina avrà la sua pelliccia, e vado ad incollare con la colla a caldo o con una spillatrice. Ma siccome la nostra orsettina è una femminuccia, ho deciso di aggiungere un fiocchetto che non so se metterò qui oppure qui, ma forse qui dà fastidio alla cannuccia, quindi mi sa che lo metterò qui. E posizioniamo il nostro fiocchetto. Ta-da! Il nostro bicchiere personalizzato è pronto per essere utilizzato. Mettiamo una cannuccia all'interno e guardate che bello! Ed eccoci qua, orsetti! Spero che questo video creativo di oggi vi sia piaciuto. Io vi faccio rivedere l'opera finale. Ta-da! Guardatelo che puccioso! Il mio bicchiere personalizzato a tema orsetto. Io l'adoro! E poi guardate, questa parte di rivestimento qui è utilissima anche per quando verseremo un tè caldo e non ci vogliamo scottare. Ed infatti questo proteggerà le nostre manine dal calore. Non è una cosa furbissima? Io credo di sì. Spero che anche voi lo riproduciate. Se così è, mi raccomando, scattate una foto e taggatemi su Instagram, così che anche io vedrò le vostre bellissime creazioni. E se volete vedere altri video di questo genere, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così che non perderete neanche uno dei miei prossimi video. Per questo video di oggi voglio salutare due orsettine: Arianna Gonzales, che mi ha fatto un disegno bellissimo, e Alessandra Palumbo, che è sempre molto dolce, la vedo lì che commenta sempre. Gli orsetti gommosi vi ringrazio, mi raccomando spolliciate che creeremo un impero di orsetti. Per questo video di oggi io vi saluto e ci rivediamo alla prossima creatività.